Ti chiedo, quali sono le maggiori difficoltà che avete riscontrato voi docenti all'inizio di questo anno, chiamiamolo così, un po' particolare? Allora, Salvo, certo, difficoltà ce ne sono state tante. Diciamo che più che per le docenti, le difficoltà sono per le famiglie. Le famiglie che si sono dovute organizzare necessariamente per gestire una didattica a distanza, così come sta avvenendo in quest'ultimo periodo. Quindi sono situazioni un po' particolari. Chiaramente tutto è sulle spalle del genitore e le docenti in qualche maniera cercano in tutti i modi di poter affrontare al meglio la situazione, ma soprattutto rendere i bambini partecipi delle attività didattiche fatte in una maniera chiaramente totalmente diversa. Non c'è quel contatto, quello stare insieme, ma il tutto viene fatto attraverso purtroppo uno schermo. Ma per quanto riguarda la tensione, voi notate un peggioramento nei bambini rispetto agli anni passati? Sicuramente sì, Salvo, è logico, perché tu chiaramente quando affronti la giornata scolastica con un alunno in presenza, dove c'è quindi un contatto diretto, le varie attività che vengono svolte in presenza, ciò che invece non avviene durante la didattica a distanza, chiaramente il bambino non può, non riesce a interagire con i compagni di classe, non ha il classico compagnetto di banco con cui poter condividere tutto, c'è sempre quella distanza e chiaramente questi bambini adesso stanno affrontando una situazione, adesso da 2 anni a questa parte, e questa generazione sono certa che avrà dei problemi anche in futuro, non solo dal punto di vista proprio psicologico di adattamento, ma anche a livello proprio didattico. Ho questa vaga impressione, spero. Come lo spiegate il Covid ai bambini? In maniera molto semplice, Salvo. Del resto i bambini, vedi, sono abituati, come dicevo prima, da 2 anni a questa parte a sentire questa parola, no? Covid-19. Lo sentono in famiglia, lo sento nel riscontro con gli amichetti stessi, quindi cerchiamo sempre di parlarne in maniera molto tranquilla, perché così deve essere, perché già chiaramente sentendo i familiari, sentendo magari i telegiornali, già hanno questa difficoltà a dover accettare la situazione che è ben diversa da quella che vivevano precedentemente, la libertà dello stare insieme, la stessa cosa di dover utilizzare una mascherina, Salvo, specie nell'ambito della scuola primaria, per un bambino è difficile, specie i bambini delle prime classi, quindi in prima, seconda elementare, dover affrontare una giornata di studio in presenza con una mascherina 5 ore, ma noi a Raiti, Raiti è l'unico istituto di Siracusa che ha anche il tempo pieno, quindi tu immagina un bambino che entra alle 8, esce alle 16 e svolge tutto il percorso didattico con una mascherina, tranne nei momenti di ricreazione o nel momento in cui mangiano insieme e quindi fanno il tempo mensa. Per il resto è sempre solo con la mascherina, quindi. Voglio riallacciarmi a quanto da te accennato poco fa. Avremo mai il coraggio fra 10, 20, 30 anni di guardare in faccia questi bambini? Non lo so, Salvo. Sai, io l'altro giorno mi trovavo a parlare con mia figlia Nicoletta, ventenne, e mi diceva questo, ma la guardavo e cercavo di comprendere nelle sue parole, nel suo sguardo, cosa volesse veramente dire. Mi ha detto: mamma, sai che noi abbiamo fatto, faremo la storia, noi saremo nella storia perché stiamo affrontando il Covid. Un giorno, tra 10 anni, 15 anni, se ne parlerà nei libri di storia e noi abbiamo fatto la storia. Ma come vedremo, cosa succederà? Questa generazione che sta affrontando questa situazione, come sarà? Come vivrà? Solo a pensare a quello che ha dovuto subire in questi anni, perché chiaramente, Salvo, non sappiamo quanto ancora durerà tutto questo. Comunque ci è stata tolta la libertà, infatti ci siamo resi conto che eravamo fortunati e non ce ne rendevamo conto prima del Covid.
ci lamentavamo per tante cose, ma obiettivamente eravamo fortunati.